La situazione contagi resta stabile in Abruzzo, regione che dopo aver raggiunto il picco si conferma nella fase di plateau, ovvero di appiattimento della curva. Da qui in avanti saranno decisive le prossime due settimane per capire se l'ultima maxiondata di Covid-19 sostenuta dalla sottovariante 5 di Omicron abbia preso la direzione sperata, cioè quella che porta ad una progressiva discesa. In attesa degli sviluppi sperati scatta oggi un'importante misura destinata a ridurre gli effetti psicologici che la pandemia ha avuto su tutti noi, in particolare sui più giovani, la possibilità cioè di fare domanda per usufruire del bonus psicologo. Come richiederlo e come funziona ce lo spiega Mirko D'Ignazio, coordinatore regionale Inca CGL Abruzzo e Molise. Intanto, secondo lei, è utile? È chiaro che si dovrebbe uscire dalla logica dei bonus, dalla logica di misure una tantum, e si dovrebbe iniziare a parlare di misure strutturali che diano risposte strutturali a problemi che purtroppo non sono solo temporanei. Iniziamo a parlare invece degli step necessari, dei passi da fare. Intanto la domanda si può presentare già da oggi, però non è una domanda che avrà un esito immediato, no? No, la domanda non avrà un esito immediato, nel senso che oggi inizia la possibilità di inviare tramite il sito dell'INPS con lo SPID o con la carta d'identità elettronica le domande. Tra l'altro occorre il reddito ISE perché il beneficio è legato al reddito familiare, ma le domande possono essere presentate fino al 24 ottobre. È chiaro che sarebbe opportuno presentarla prima possibile, perché a parità di requisiti l'INPS farà prevalere l'anticipo dell'invio della domanda. Dopo il 24 ottobre cosa accadrà? Dopo il 24 ottobre l'INPS pubblicherà le graduatorie e alle persone che saranno comprese tra i beneficiari invierà il bonus, il codice che poi dovrà essere utilizzato tramite lo psicologo, quindi tramite lo specialista che insomma curerà il percorso personale, per avere poi il rimborso di 600, 400 o 200 euro, che è appunto condizionato al reddito ISEE. 600 euro spetteranno solo a coloro che hanno un ISEE fino a 15.000 euro, poi da 15 a 30.000 saranno 400 gli euro di bonus e 200 per chi ha un ISEE da 30 a 50.000 euro. Un aiuto sicuramente, come dire, importante, ma forse non sufficiente, perché poi comunque parliamo comunque di persone che non hanno redditi alti, quindi insomma andrebbero sostenute anche di più e meglio. Dotazione del fondo? La dotazione del fondo è di 10 milioni di euro, per cui comunque non saranno tantissime le persone, si stima circa 16.000 le persone che potranno essere coinvolte e quindi rientrare nel beneficio. I patronati non possono assistere le utenti e gli utenti per fare la domanda, perché solo autonomamente tramite lo SPID o la carta d'identità elettronica, quindi comunque tramite un'identità elettronica e quindi tramite smartphone o comunque una connessione a internet, potrà essere chiesta l'adesione al bonus sul sito dell'INPS, che è l'unico canale a disposizione dei cittadini perché insomma si possa poi accedere a questa misura.